Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Emanuele e bentornati qui come sempre sul mio canale. Oggi parleremo di WhatsApp, non nei soliti parallelismi con Telegram che ormai hanno pure stancato, sono anni che si parla di WhatsApp è meglio di Telegram, Telegram è meglio di WhatsApp, eccetera eccetera. Oggi voglio concentrarmi su WhatsApp e come avete letto dal titolo parliamo di 4 trucchi per la famosissima applicazione che tutti quanti abbiamo installata sul nostro smartphone. E prima di cominciare con il video però ragazzi una cosa molto importante, vi invito a lasciare un bel mi piace a questo video se vi piacerà, perché è davvero importantissimo per l'indicizzazione del canale, e anche un commento qui sotto per farmi sapere il vostro feedback. Magari volete propormi qualche altro genere di applicazione su questo stile di video, insomma fatemi sapere quello che ne pensate alla fine del video. Bene, io penso di aver detto tutto, cominciamo subito, andiamo al banco. Andiamo subito a scoprire la prima applicazione di oggi, che si chiama WhatsApp Direct ed è un'app davvero molto utile. Avete presente che quando dovete contattare una persona su WhatsApp dovete prima aggiungerla tra i contatti della vostra rubrica per andare a scriverli? Benissimo, adesso potete evitare questo passaggio molto noioso grazie a WhatsApp Direct. Funziona in modo molto semplice: andate ad inserire il numero che volete contattare qui nell'apposito spazio preceduto dal prefisso nazionale, che nel nostro caso come ben sapete è il +39. Inserite quindi il numero di telefono che volete contattare e poi nell'apposito spazio andate ad inserire il messaggio. Io per prova inserisco un classico ciao e vado ad inviare il messaggio. Vi reindirizzerà all'applicazione ufficiale di WhatsApp e poi potete semplicemente cliccare su invia. Come vedete io avevo già fatto una prova in precedenza e funziona, vi assicuro, al 100%. Questo infatti è un contatto che io non ho salvato sul mio smartphone. Potete anche andare da questa schermata stessa ad inviare una foto, un messaggio multimediale qualsiasi, un video direttamente dalla galleria, come fate sempre su WhatsApp. La seconda applicazione che vi consiglio assolutamente di avere sul vostro smartphone, che va ad arricchire le funzionalità di WhatsApp, si chiama Transcriber for WhatsApp ed è un'app che vi permette di trascrivere letteralmente un messaggio multimediale in formato ovviamente testo, in maniera tale che voi potete andare ad sconoscere cosa vuole comunicarvi il vostro contatto anche in quelle situazioni in cui non potete ascoltare il messaggio vocale. Per esempio, prendiamo questa qui. Quello che dovete fare semplicemente è andare a tenere premuto sul messaggio e cliccare sul tasto condividi. A questo punto condividi con Transcriber. In questo caso Transcriber andrà a fare una scansione del messaggio ed ecco che verrà fuori quello che è stato detto nel messaggio vocale, ovvero olè. WhatsApp 2, come intuite dal titolo, è un'applicazione che vi consente di andare a falsificare, come dire, a creare più che altro delle conversazioni finte su WhatsApp. Come vedete l'applicazione si ispira a livello estetico all'applicazione originale. Quello che dovete fare è andare a inserire una nuova chat cliccando sul pulsante di invio nuovo messaggio. Potete andare a scegliere il nome del vostro contatto, in questo caso ne mettiamo uno veramente a caso che non ha senso. Potete anche andare ad impostare una foto entrando nella vostra galleria. Io ad esempio gli inserisco questa foto di trucchi che avevo sul mio smartphone e che non ho utilizzato io, ma potete intuire facilmente chi me l'ha inviata. Poi potete andare a impostare lo stato del vostro contatto, in questo caso io inserisco che il mio contatto è online e che addirittura mi sta scrivendo, e potete impostare il messaggio di stato, ovvero quello che inserisce nello stato appunto del contatto. In questo caso lo lasciamo così. A questo punto avremo la nostra conversazione falsa, ovviamente con il nostro contatto che sta scrivendo il suo messaggio. Possiamo andare a inserire il nostro messaggio, che ovviamente è stato visualizzato dal contatto visto che è online e che sta scrivendo. Il mittente ci invierà la risposta al nostro messaggio e dobbiamo decidere di farci inviare la risposta switchando in questo tastino che c'è qui vicino al tasto invio. Ecco che lui ci risponde e noi andiamo a inserire un altro messaggio, un bel buongiorno, e glielo inviamo. A questo punto questa è la nostra conversazione, lui sta scrivendo e ci sta rispondendo. Potete anche andare ad inviare un qualsiasi messaggio, quindi anche una foto, un video come vedete in questo caso, e ricreare davvero al 100% una vera conversazione sull'applicazione ufficiale di WhatsApp. WhatsApp Cleaner è un'app utilissima che
che vi consente di liberare spazio sul vostro dispositivo che va a riferirsi alla cartella di WhatsApp, sia dal punto di vista audio sia dal punto di vista video. Poi andiamo a vedere con grazie a questa applicazione le note vocali, i documenti, poi possiamo andare anche ad esplorare le singole cartelle per andare a vedere i video che si differenziano ovviamente in video ricevuti e video inviati, e possiamo andare anche a identificare i possibili duplicati per eliminarli. Stesso modo possiamo farlo per gli audio vocali, che in questo caso abbiamo solo audio ricevuti. Quindi ragazzi, basta andare a cliccare poi su questo pulsante della cancellazione, dopo che abbiamo premuto su quello che vogliamo cancellare, clicchiamo qui ed ecco che possiamo andare a eliminare i file audio. Bene ragazzi, queste erano le mie 4 applicazioni che vanno ad estendere le funzionalità di WhatsApp. Io spero che questo video vi sia piaciuto, pertanto come vi ho detto in precedenza lasciate un bel mi piace e un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi i prossimi video. Io vi saluto, ci sentiamo alla prossima, come sempre qui da Emanuele, un saluto, ciao!